di costruire e gestire il learning plan. Lo facciamo in un modo un po' diverso da come di solito il learning plan viene presentato, perché lo vedremo a mano che procediamo nel discorso. Allora, prima di tutto, il nostro obiettivo. Allora, noi non vogliamo impostare un learning plan generale per occuparci di contenuti specifici, ma vogliamo impostare un learning plan per una didattica multicanale e attiva. E non vogliamo, questo è molto importante da considerare negli obiettivi che ci poniamo in questo webinar, impostare un learning plan per apprendere determinati contenuti. Questo è a carico ovviamente di ciascuna disciplina e sarebbe impossibile poter in un webinar di questo genere occuparci dei contenuti di tutte le discipline. Viceversa, noi operiamo a un livello sottostante, cioè vogliamo creare la struttura che consenta, quale che sia la disciplina che voi insegnate e l'ordine di scuola nella quale voi insegnate i vostri contenuti, noi desideriamo stabilire le linee guida di una strutturazione, di un learning plan che sia utile in un rapporto multicanale, in una didattica attiva, quindi con gli strumenti ovviamente digitali. Vogliamo impostare infatti una struttura che vada bene per qualsiasi contenuto, che insegni ai learner, cioè agli apprendenti, un approccio scientifico e analitico ai contenuti multicanali e alla presentazione di case history. Dovete considerare che la case history diventa il cuore del nostro learning plan. Dobbiamo anche comprendere che non esiste un modo univoco per creare un learning plan o un modello standard. Oltretutto possiamo anche dire che per tutta una serie di motivi, fra i quali la frammentazione dei dispositivi e la ricchezza delle opzioni che gli strumenti digitali e i canali oggi ci offrono, direi che è caduta un po' in disuso l'idea che si possano creare dei modelli validi in tutte le circostanze o standard. Viceversa, noi ci troviamo di fronte oggi a un metodo aperto, perché lo strumento in quanto tale è diventato aperto proprio perché si deve confrontare con i canali all'interno dei quali gli studenti possono reperire le fonti e i contenuti necessari, grazie anche alla guida dell'insegnante che li può supportare in questo lavoro e grazie alle tecnologie che offrono degli strumenti creativi eccezionali. E quindi quello che veramente importa è che l'insegnante possa arrivare a costituire sia all'interno di un modulo tradizionale, sia all'interno, per esempio, di una didattica multidisciplinare, un proprio piano che diventa una sorta di guida personale, una guida personale che conterrà le indicazioni fondamentali per i suoi learner, cioè per i suoi apprendenti. Uso volutamente questo termine perché il termine di studente implica un rapporto all'interno del quale l'insegnante è chiamato ad insegnare. Ovvio che l'insegnante insegna, però intendiamoci, non lo voglio assolutamente, i temi di cui parliamo questa sera, non li voglio assolutamente identificare come cioè all'interno di una struttura tradizionale, quindi per questo motivo impiegherò un lessico un po' differente dal solito. Allora, da dove partiamo per stabilire il nostro learning plan che abbia questo scopo preciso? Vediamo quali sono gli step.
Partiamo da qui. Prima di tutto dobbiamo stabilire il tema. Il tema, vale a dire i contenuti di quali noi ci dobbiamo occupare con i nostri apprendenti. Questi contenuti dobbiamo per prima cosa estrapolare un tema che sia fattibile da un punto di vista di una programmazione di un'attività che sia pianificabile e che porti a un risultato certo in un determinato periodo di tempo. La scelta del tema non è semplice, non è semplice perché all'interno del nostro programma, se ragioniamo in termini tradizionali, o all'interno del nostro percorso, se ragioniamo in termini più innovativi, noi dobbiamo focalizzare l'attenzione su quelle tematiche che ci consentono di ottenere i risultati che noi vogliamo ottenere e che sono in primo luogo riguarda alcune capacità e competenze che vogliamo trasferire ai nostri studenti, quali che siano i contenuti di cui noi ci occupiamo. Detto in altri termini, possiamo decidere di adottare la metodologia del Learning Plan come una metodologia sistematica di insegnamento, cosa che trovo piuttosto complicata da portare avanti a lungo, oppure possiamo decidere di utilizzare questa metodologia per, in determinate occasioni, per stimolare nei nostri studenti delle competenze specifiche, che è quello che noi ci poniamo come obiettivo di questa sera. Una volta che abbiamo stabilito il tema, dobbiamo anche redigere, proprio pensare, organizzare le domande che ci servono per guidare gli studenti lungo questo percorso. Attenzione, perché non sto parlando di una discussione da svolgere in classe. Non svolgiamo a questo stadio nessun tipo di discussione. Poniamo delle domande che servono a loro come strumento per orientarsi all'interno dei canali necessari per trovare le informazioni, ma poi per costruire la case study che dovranno presentare. Quindi sono delle domande a cui noi non daremo delle risposte e non cercheremo queste risposte con i nostri studenti, vale a dire non siamo all'interno di un circolo di discussione, non siamo all'interno di un lavoro di gruppo, non siamo all'interno di un lavoro di ricerca che facciamo con i nostri studenti. Naturalmente questo poi lo vediamo anche da un punto di vista concreto, però intanto questo è il quadro che vi voglio fornire. Lo terzo step comporta il fatto che dobbiamo indicare ai nostri studenti i canali attraverso i quali loro possono trovare delle risposte a quelle domande, perché ovviamente saranno loro che dovranno trovare delle risposte, ma dovranno trovare delle risposte nella misura in cui noi siamo in grado anche di offrire a loro delle indicazioni corrette che li possano portare a trovare queste risposte. Nei canali io qui non riapro un webinar che ho già fatto e che molto probabilmente rifaremo e che riguarda la didattica multicanale, dico solo che per canali noi intendiamo tutti direi quegli ambiti all'interno dei quali si possono trovare dei contenuti che ci sono utili per sviluppare un processo di apprendimento, possono essere, vanno dai libri di testo a servizi web particolari di editori piuttosto che servizi video, podcasting, eccetera, eccetera. Non escluso le persone fisiche, ovviamente esperti che sono a loro volta dei canali che ci forniscono dei contenuti e delle informazioni. A questo punto, quarto step. Gli studenti sono avviati lungo questo percorso, che possono fare, se possibile, fuori dal contesto scolastico, se possibile, se non è possibile,
lo possono fare ovviamente all'interno del contesto scolastico, ma l'insegnante deve considerare questo setting, se si svolge all'interno del contesto scolastico, in realtà non come un setting scolastico, quindi non deve lui dare delle risposte, non mi deve guidare più di tanto, e per questo è molto importante il fatto che io abbia sottolineato che questo lavoro i ragazzi lo dovrebbero svolgere per conto proprio, in modo individuale, fuori dal contesto scolastico. Dunque, per quanto possibile, bisognerebbe ricreare questa condizione a scuola se non abbiamo l'opportunità che i nostri ragazzi possano svolgere questo lavoro fuori appunto dall'istituzione scolastica. A questo punto l'insegnante si propone lui in modo attivo nei confronti degli studenti, perché deve proporre, lo vedete che è il quarto step, lo trovate qui in basso a sinistra, dovrà mostrare una case history. E avremo modo appunto di parlare in questa serata della case history, ma la case history rappresenta veramente il focus del learning plan, rappresenta l'asse portante, il fondamento dell'operazione che stiamo mettendo in piedi. Non lo possono fare gli studenti, lo deve fare l'insegnante. E qui il docente bisogna che studi, che si metta di buona volontà a cercare di capire che cos'è una case history. E non lo spiego adesso, ne parleremo dopo. Il processo poi si conclude attraverso che cosa? Attraverso l'esposizione a loro volta di una case history da parte degli studenti sugli argomenti contenuti che sono stati affrontati sotto la guida dell'insegnante. Ok, questo è lo schema generale che abbiamo elaborato e che funziona per gli obiettivi ovviamente che intendiamo portare avanti. Bene, adesso cerchiamo di capire che cosa è, come può funzionare una case history. Ma prima di tutto, la case history è una storia vera, è una storia che si ricava dalla realtà, prima di tutto, o dalle fonti dirette nei canali appropriati. Non è una storia di terze parti. La case history non può essere, per esempio, il riassunto di una lezione. La case history non può essere la sintesi di un argomento esposto da qualcuno. La case history deve essere il reportage diretto che lo studente porta in classe sulla base di un rapporto di, se possibile, di prima mano con i contenuti, con le fonti. A volte non è possibile avere un rapporto di prima mano, ovviamente, allora ci sarà una mediazione. Ma è importante che questa mediazione non sia mai svolta dall'insegnante, perché altrimenti noi non avremo un racconto pulito, noi avremo un racconto che è mediato da un altro mediatore, che è quello supposto condurre gli studenti al fondo di questa operazione. Quindi, come capite, è totalmente fasullo. È molto importante questo, la case history è una storia vera. Allora apriamo una parentesi. Da dove arriva la metodologia delle case history? La metodologia delle case history non deriva dal mondo scolastico, deriva dal marketing. Deriva dal marketing aziendale. È una struttura di comunicazione. Quando si presenta una case history? Si presenta una case history quando una determinata azienda ha, per esempio, risolto un problema, vuole mostrare come ha risolto un problema nei confronti di qualcuno che è un cliente di questa azienda, e quindi allestisce una case history. L'allestimento di una case history ha a che fare con lo storytelling, in un certo senso, perché
perché si esprime attraverso un racconto. Quindi io, azienda, racconto in che modo, attraverso un rapporto con determinati clienti, ho risolto dei problemi, magari l'ho fatto in modo innovativo, utilizzando delle tecnologie particolari, mettendo a frutto l'intelligenza delle persone che lavorano in questa azienda, e dunque, attraverso questa che esisto, io che cosa faccio? Dimostro le mie capacità. Le dimostro attraverso la che esisto. Dunque, se noi ragioniamo, vedete che ci si presenta subito alla nostra attenzione una struttura che è combinata da due poli. Da un lato abbiamo la lezione. Lo studente che è chiamato a fare lezione, a presentare una lezione alla classe, una presentazione alla classe, è uno studente che dimostra la comprensione di alcuni contenuti ed è in grado di riportarli ai suoi compagni. È la stessa cosa che fa l'insegnante quando fa lezione, solo che l'insegnante non deve dimostrare una comprensione dei contenuti, deve dimostrare di saperli trasmettere, perché ovviamente se non li sapesse, diciamo, non sarebbe un insegnante. Nella case history invece non conta il saper, il conoscere i contenuti e quindi il dimostrare di conoscerli. Ovviamente questo è scontato, altrimenti noi non potremo raggiungere un livello superiore rispetto a quello della lezione, che è quello della produzione di un racconto su un problema, una tematica, un ambito nel quale siamo stati in grado di dimostrare le nostre capacità. Questa è la case history. La case history dunque serve, è come dire, una sorta di meta, siamo nel campo della metacognizione, perché serve per dimostrare appunto non che io ho preso la lezione, ma serve per dimostrare che non solo ho preso la lezione e quindi lo diamo per scontato, ma che sono in grado di mettere in fila dei procedimenti di analisi e di comunicazioni tale per cui io riesco a confezionare una storia che è esattamente la storia sui contenuti sui quali io ho lavorato e che si dimostra una buona che esista. Spero che sia chiaro questo concetto, perché se non è chiaro questo, non è chiaro nulla, potete spegnere il vostro dispositivo, arrivederci, grazie, ci vediamo un'altra volta. No, scherzo, ma diciamo, questo è il focus veramente della questione. Per esempio, vedete che questi ragazzi si trovano all'interno, stanno facendo qualcosa. Cioè, hanno in mano un iPhone, degli iPad, ci sono delle cartine, delle uova, e così via, e ci sono dei microscopi, eccetera. Se noi vedessimo questa immagine, noi potremmo pensare che questi ragazzi stiano facendo un esperimento, qui siamo in una scuola media, che stiano facendo un esperimento, non stanno facendo un esperimento. La case history non è qualche cosa che si fa su un esperimento, loro stanno decidendo che cosa è possibile fare per dimostrare qualche cosa con il materiale che hanno a disposizione. Capite che è radicalmente diverso. Se io porto degli studenti in un laboratorio e propongo loro di svolgere degli esperimenti, faccio una didattica molto interessante, sicuramente molto attiva, utilizziamo una strumentazione idonea, quindi i ragazzi acquisiscono anche delle nuove competenze sull'impiego di una serie di tecnologie, però non sto portando questi ragazzi a sviluppare la loro logica, la loro creatività che possono confluire nel racconto di una case history. Perché? Perché loro applicano un modello che io gli ho proposto. Ora, se noi invece come stanno facendo in questo caso, dobbiamo aiutarli a fare in modo che siano loro stessi a decidere quale tipo di esperimento potrebbero mettere, allestire per ottenere determinati risultati o per esplorare e quindi avere dei dati da poi analizzare,
Beh, noi qui stiamo facendo un'operazione molto diversa, perché esattamente a partire da questo tipo di operazione che poi loro dovranno redigere il loro racconto, che non è uno storytelling nel vero senso della parola, perché? Ma perché è agganciato alla dimostrazione di qualche cosa, cioè alla dimostrazione delle capacità che io ho nel trovare appunto una soluzione, nell'analizzare un problema, nel realizzare, nello stabilire un confronto tra dati e così via. Quindi dobbiamo aiutare gli apprendenti a predisporre gli strumenti necessari per sostenere la case story. E questi strumenti sono certamente degli strumenti intellettuali e cognitivi che noi daremo loro. Ogni docente, quale che sia la materia che insegna, sicuramente ha un approccio scientifico. Gliel'hanno insegnato questo approccio, quale che sia la materia. E la metodologia scientifica varia da disciplina, diciamo, l'area disciplinare ad area disciplinare. E questo è chiaro. Quindi, prima di tutto, il docente si deve interrogare su quali sono i pilastri della metodologia scientifica della sua disciplina. Che lui vada a porsi la domanda: ma come hanno fatto i, tra virgolette, luminari della mia area disciplinare a codificare determinati contenuti? Qual è il processo che hanno utilizzato? Come si è arrivati a stabilire che? Perché in qualche misura è questo esattamente che noi dovremmo cercare di ricavare dai nostri studenti, farli applicare delle metodologie scientifiche che sono quelle poi che dovrebbero portarli a dei risultati che gli consentono esattamente poi di costruire la loro case history. Allora, dicevo, però, degli strumenti intellettuali, d'accordo, ma occorrono anche degli strumenti tecnici. Questi strumenti tecnici sono di due tipi. Da un lato, come potete vedere qui, per esempio, noi potremmo fornire i nostri studenti di un materiale preimpostato che loro possono cominciare a utilizzare. Qui varia molto anche il tipo di età e di ordinamento scolastico, questo è chiaro. Se ci troviamo in una scuola superiore di un certo tipo, dove gli studenti sono abituati a usare degli strumenti, applicare, organizzare, eccetera, beh, è chiaro che dovremmo pensare a strumenti diversi rispetto, non so, a ragazzini di 8-10 anni che per la prima volta si trovano a dover affrontare un tema di questo genere. Però questi strumenti devono essere pensati. E nel pensiero dell'insegnante, questo è molto importante, perché nel momento in cui gli studenti svolgono questo percorso, beh, anche l'insegnante svolge il suo percorso, perché affronta in modo radicalmente diverso la realtà. Non si tratta più di costruire la lezione, ma non si tratta più neanche di essere all'interno di una didattica attiva, perché si tratta di pensare veramente a come i propri studenti pensano e quindi a quali strumenti fornirgli e preparargli per rendergli, diciamo, questo cammino non più semplice ma praticabile. Come vi ho detto all'inizio, è un lavoro individuale, non è una lezione, non è una presentazione, stiamo parlando della preparazione di una case history, non è una lezione, non è una presentazione con tutte le slide, eccetera, è una esposizione narrativa scientifica, base per ulteriori sviluppi, e che rappresenta la scoperta dello studente, di lui, non di un gruppo, di lui, lui studente, il che non esclude naturalmente che in determinati casi possiamo organizzare un lavoro per gruppi, ma esclude certamente che le prime attività di questo genere siano organizzate per gruppi. Lo esclude perché noi vogliamo che ci sia un rapporto diretto dell'apprendente con questo tipo di percorso, in modo che lui possa interrogarsi sul percorso stesso che ha compiuto. Poi, in una fase successiva, naturalmente, figuriamoci se rinneghiamo tutte le acquisizioni che da Vygotsky in poi
sul lavoro di gruppo sono state elaborate e che strutturano gran parte delle attività più interessanti che possiamo fare. Ma c'è un momento nel quale il ricercatore, nel quale il soggetto è solo di fronte ai contenuti, ai problemi, ai dati che deve autonomamente elaborare. È questo che noi chiediamo. E naturalmente possiamo pensare di articolare dei modelli di base, possiamo fornire delle tabelle, per esempio, no, vuote ovviamente, degli schemi, possiamo fornire loro delle strutture di mappa, per esempio, che potrebbero essere riempite, utilizzate, eccetera, eccetera. Fino a che punto possiamo spingerci nel fornire ai nostri studenti un materiale preimpostato di questo genere? Allora, possiamo spingerci fino al punto in cui questo materiale non gli risolve il problema, li aiuta nel percorso, ma non gli deve risolvere il problema. Ok, ti do la zappa, ma non ti do anche tutte le indicazioni su quale parte del terreno tu devi arare, come si mettono i semi, eccetera, se stiamo facendo un'attività che è legata, per esempio, allo studio dell'agricoltura, per esempio. Ok? Quindi vedete qui che noi possiamo fornire appunto una tabella vuota che sono i ragazzi che riempiono. Perché? Perché il problema che poniamo, per esempio, è stato posto in questo caso, è quali sono i criteri che noi possiamo adottare nella scelta del materiale per costruire una determinata cosa. In questo caso realizziamo un paravento piuttosto che altre cose. Questo invece è un esempio di tipo storico, quindi una case history che pone il tema della questione ebraica e che deve essere rappresentato attraverso un discorso che confluisce in una rappresentazione di questo genere. Questo è un altro collegato al tema precedente, ma è un altro modo di presentare il percorso, e questo è un altro ancora, vedete, sono tutti modi diversi che però ci mostrano come, dicevo all'inizio, non esiste uno schema uguale per tutti, esiste un percorso, esistono gli step che vi ho enunciato prima, ma naturalmente poi è tutta l'intelligenza, il talento, la creatività che gli apprendenti sono liberi di utilizzare in questo percorso, che naturalmente farà in modo che il loro racconto sia molto, si differenzi molto e sia molto personale e quindi non sia assimilabile all'interno di uno schema. Come raccogliamo i dati per la case history? Quindi, abbiamo bisogno di uno strumento particolare. Non possiamo raccogliere i dati all'interno di uno schema di PowerPoint, Keynote, Pages, Word, applicazioni Google, arte la pesca, sistemi di appunti, agendine mole, skin reali, virtuali, eccetera. Non possiamo, abbiamo bisogno di mettere tutto insieme. Dobbiamo insistere con i nostri ragazzi affinché abbiano tutto il materiale all'interno di una struttura che lo possa accogliere tutto realmente e che li renda molto liberi di organizzare questa struttura. Allora, guardate che per questo, ma non mi voglio occupare di questo in questo nel webinar, però abbiamo un'applicazione straordinaria che si chiama OneNote e che è prodotta da Microsoft. È un'applicazione che è multipiattaforma, quindi noi la troviamo all'interno dei computer desktop, Macintosh, Windows, dei tablet, eccetera, eccetera, che ci consente veramente di fare esattamente quello che di cui abbiamo bisogno per creare la nostra il nostro learning plan e di consentire agli studenti di lavorare per produrre la loro case history.
Questa applicazione ve la mostro rapidamente. Eccola qua. Vi voglio solo indicare come strutturalmente viene organizzata. Quindi adesso non entro nel dettaglio della spiegazione di come funziona esattamente, perché è molto semplice, ma la struttura parte da la creazione di un blocco di appunti. Vedete, sulla colonna di sinistra abbiamo la creazione di blocchi di appunti, qui sotto scendete c'è il famoso tasto più per la creazione del blocco di appunti. Il blocco di appunti può contenere delle sezioni e le sezioni contengono delle pagine, quindi libro, capitoli, pagine, molto semplice. Tutti i blocchi degli appunti, le sezioni o le singole pagine possono essere condivisi. Possono essere condivisi sia in modalità lettura, come il link che vi ho attribuito prima, che ho dato prima, o possono essere condivisi anche in modalità modifica. Dunque, diventa uno strumento molto interessante per il rapporto dell'insegnante con i suoi ragazzi, ma poi anche tra di loro, nel caso in cui noi dovessimo poi proseguire oltre in questa attività e quindi utilizzare i dati che sono stati raccolti, tutte le risorse per costruire altri percorsi. Guardate che qui, vedete, possiamo inserire all'interno di una pagina, qui siamo in Learning Plan, possiamo inserire delle slide di qualsiasi applicazione, dei contenuti. Le slide vengono rappresentate attraverso un'icona, vedete, in questo caso è il PDF, e poi possono essere sviluppate direttamente sulla pagina oppure possono essere contratte. Posso inserire altri tipi di documenti, per esempio qui alla voce widget ho semplicemente copiato e incollato, perché credo che sia molto utile per gli insegnanti di matematica che spero siano presenti in questo webinar, perché l'applicazione OneNote permette appunto agli insegnanti di matematica e agli studenti chiaramente di inserire direttamente delle scritture nel linguaggio matematico, quindi con tutta la simbologia corretta. E cosa ho fatto? Ho copiato e incollato le istruzioni. Vedete, mantiene dei livelli di formattazione, si possono formattare in vari modi, quindi attribuire delle proprietà specifiche al testo. E poi, se vedete le sezioni che OneNote contiene, oltre alla sezione inserisci, ok, contiene anche la sezione disegno. Questo è molto importante perché nello stesso blocco noi possiamo progettare, possiamo fare degli schizzi, possiamo creare delle timeline, possiamo buttare giù dei nodi, dei collegamenti, e poi possiamo stabilire tutta una serie di cose carine sul colore della carta e tutto il resto. Però lo vedete subito, intanto è un'interfaccia fantastica che è migliorata moltissimo, veramente anche rispetto a qualche tempo fa, in cui aveva dei grossi problemi anche da un punto di vista della condivisione, eccetera. E oggi funziona molto bene, è migliorata molto nella percezione anche della struttura, non aveva questa suddivisione così quando l'applicazione è nata, e basta, non voglio dire altro perché poi è tutto molto semplice, voi trascinate gli oggetti. Ah sì, questo voglio dirvi che l'applicazione si compone per blocchi, ogni pagina, vedete, non è concepita sul modello di un'applicazione di videoscrittura, per questo ci sono ovviamente le applicazioni di videoscrittura, ma noi possiamo, vedete, spostare i diversi blocchi, eccolo qua, e disporli come vogliamo all'interno di una pagina che ha delle dimensioni, specialmente di lunghezza, infinite, quindi vado avanti fino a che voglio in questo rotolo, in questo
spazio che è molto ampio, quindi ciò non mi impedisce ovviamente di creare altre pagine, eccole qua, però posso radunare tutti i contributi che mi servono, annotarli e svolgere tutte le operazioni di cui ho bisogno all'interno dello stesso spazio, che è esattamente il modo di lavorare che mi serve per organizzare io come insegnante il learning plan e loro come miei apprendenti la case history che poi dovranno esporre. Fine della chiacchierata su OneNote, che vi invito ovviamente a esplorare. Sono sicuro anzi che qualcuno di voi conoscerà benissimo e la usa tranquillamente. Allora, vediamo un po' adesso alcune FAQ che ho cercato di tirare giù, anticipando un po' qualche domanda sulla costruzione del learning plan. Allora, il learning plan riguarda tutti i contenuti del programma, può riguardare pochi o tanti contenuti, può essere modulare, può riguardare percorsi lunghi o brevi. Questa è una scelta del docente, ovviamente. Il learning plan è una guida, un percorso, deve essere semplice, fattibile, chiaro, deve portare a una meta, a un risultato. Voglio fare anche una distinzione, non si tratta di un compito autentico. Un compito autentico è un'altra, può sembrare simile, ha un po' lo stesso rapporto di un lavoro all'interno di un laboratorio, se vogliamo, ma non è un lavoro di laboratorio. Ha un rapporto diretto con la realtà, ma non è un rapporto diretto, ma il suo scopo non è rapportarsi direttamente con la realtà. E in questo caso noi saremmo in una didattica multicanale, cioè dove il rapporto con i canali è fondamentale per apprendere e per quindi poi mettere alla prova i nostri studenti appunto con dei compiti che vengono chiamati autentici, lo sapete questo perché il rapporto è cristallizzato in questo modo con l'ambiente circostante che poi può essere diretto o mediato, eccetera. No, perché noi il focus di tutta questa operazione sta nelle capacità di organizzare la case history. Questa è la questione. È vero che naturalmente loro sono obbligati ad apprendere dei contenuti, questo è ovvio, ma lo scopo non è l'apprendimento dei contenuti. Lo scopo è la capacità di creare una case history, cioè uno strumento, come dicevo prima, narrativo che riesca a rendere conto del percorso che loro hanno compiuto. Come devono procedere i docenti nella propria disciplina? La prima cosa da fare è indicare le fonti di documentazione. Queste fonti possono essere ricavate da diversi canali, eccetera, in real world, le informazioni possono essere anche ricavate da interviste e così via, documentari, rapporti diretti di varia natura. È un mondo che si deve costruire, ovviamente. Fra le fonti possono figurare estratti da libri di testo, anche elettronici, certamente in rete si può trovare di tutto, però non devono essere i libri di testo, cioè questa ulteriore mediazione nel rapporto con i contenuti non possono essere alla base della costruzione di una case history. Se troviamo dei riferimenti a dei libri di testo perché stiamo svolgendo qualche cosa per cui abbiamo bisogno che ci sia un lavoro da svolgere in questo campo, dobbiamo andarci veramente con le molle perché rischiamo di invalidare un processo. L'insegnante invita il learner a cercare in internet? Assolutamente no, non dice mai ai loro ragazzi cercate le informazioni che so sul comportamento degli animali se stiamo preparando un learning plan su questo tema. Li guida invece alla scoperta di un'indagine utilizzando anche un lessico molto più appropriato che non la ricerca, cercate, andate,
fatte. Il materiale deve essere non tanto il materiale in parte, ma il percorso deve essere organizzato. E l'insegnante deve preparare un percorso di ricerca, appunto, esattamente, sì, questo è indispensabile, perciò deve fornire ai suoi ragazzi almeno una base minima sulla quale poter operare. Il learning plan è il percorso di ricerca? È un percorso di ricerca che sfocia nel learning plan, nel modulo disciplinare, multidisciplinare, quello che all'interno della programmazione scolastica avete deciso di intraprendere, certamente si colloca all'interno, e quindi la case history potrebbe anche riguardare diversi contenuti disciplinari, assolutamente sì. Ma il learning plan è il lavoro personale di ciascun docente nel contesto di quella programmazione. Non so se mi spiego, possiamo programmare quello che vogliamo perché seguiamo dei programmi o lavoriamo con i nostri colleghi a un livello multi o interdisciplinare, d'accordo? Perfetto, ma dopodiché quello è il mio percorso, è quello che io propongo in quel determinato caso ai miei studenti, quindi non è qualcosa che io discuto e analizzo con i miei colleghi, anche se ha un valore, naturalmente, perché all'interno di una programmazione multidisciplinare o interdisciplinare, anche se ha un valore di questo genere, d'accordo? Ma è un rapporto che io ho con i miei studenti per ottenere quel risultato, è personale, non ha una valenza cooperativa tra docenti in questo caso. Questo è un esempio, tema l'apprendimento animale, impostiamo un piano secondo le domande chiavi, i nodi cognitivi, gli step, eccetera, avviate, invitate gli studenti a svolgere un determinato percorso, chiaramente questo poi è solo un esempio assolutamente molto semplice, che soprattutto su che tipo di indicazioni potete dare per arrivare a fare in modo che gli studenti possano presentare la loro case history. Bueno, potete usare documenti Google Drive, eccetera, ma guardate, potete usare quello che volete. Naturalmente io non do nessuna indicazione prescrittiva, è chiaro, però ci sono applicazioni differenti. OneNote è un'applicazione unica nel suo genere perché appunto per le caratteristiche che spiegavo prima. Le applicazioni Google, come le applicazioni Microsoft, come le applicazioni Apple, caratteristiche, sono applicazioni fondamentalmente Office, quindi non sono assemblatori. Questo invece è molto interessante perché è un assemblatore. Poi dopodiché naturalmente potete condividere quello che è stato prodotto nei sistemi tradizionali che voi usate, i sistemi Google, Dropbox, quello che volete, è chiaro. Quindi può funzionare anche per gli storyboard? Forse Angela si riferisce a OneNote? Beh certo, assolutamente sì, perché è veramente come è un quaderno multimediale, multicanale, per buttare dentro di tutto. E poi vedo che qualcuno dice che relazione c'è con il problem solving, la possiamo chiamare prova di competenza, è una metodologia EAS, è un problem solving con varie soluzioni, eccetera, eccetera. No, è una case history. Chiamiamola con il suo nome, è una case history. Poi naturalmente esistono 10.000 metodologie e nell'ambito della didattica e della pedagogia. Ogni procedura che funziona e che è stata sperimentata e che ha ottenuto dei risultati è una metodologia legittima alla quale si può naturalmente appiccicare un nome, però in questo caso io ho preferito restare all'interno di qualche cosa di già esistente, che è la programmazione di un learning plan. Una delle caratteristiche del learning plan in senso tradizionale è che dovrebbe essere costruito insieme alla community, agli studenti, a volte anche con i genitori, eccetera, dovrebbe riguardare
così nella sua, in una delle sue accezioni dovrebbe riguardare magari l'istituto in quanto tale, la sua organizzazione, i suoi obiettivi generali, poi ci sono naturalmente varie accezioni. Ho preferito appunto utilizzare questo ambito, restare in questo ambito, se non in altre, nell'ambito di altre metodologie, perché secondo me era più appropriato. È più appropriato proprio per gli scopi. Gli scopi sono quello di guidare gli studenti nella strutturazione di una case history. E guardate, la case history è qualcosa che non esiste nel mondo scolastico. Non ha alcun riferimento, diciamo, rispetto ad altre tecniche che naturalmente noi possiamo applicare. La case history contiene del problem solving, certo, contiene del problem solving, ma non è una metodologia di problem solving, perché io non ho un problema da risolvere. Da cui mi aspetto una, io metto gli studenti di fronte a una complessità, e di fronte a questa complessità, che posso cercare poi naturalmente di semplificare nella misura in cui alla fine devono comunque ottenere dei risultati, però è nel rapporto con questa complessità che si costruisce la case history. Ritorniamo all'accezione che è quella aziendale, e che abbiamo mutuato appunto da una caratteristica tipica del marketing, ma che alle sue spalle ha un lavoro di ingegneria, un lavoro di intelligenza, di creatività e così via. E qual è il suo asse fondamentale? Consiste nel mostrare che l'azienda in questione è riuscita a ottenere dei risultati, risolvere dei problemi, offrire delle soluzioni, creare qualche cosa di interessante, eccetera, applicando le proprie intelligenze, la propria creatività di fronte a una data complessità. E quindi vale la pena costruire una case history. Se voi vedete, ci sono aziende, ma cercatele veramente, fate una ricerca su internet, ne vedrete diverse, noterete una cosa: per quanto un'azienda sia grande e per quanto un'azienda abbia una molteplicità di clienti, di rapporti, di possa essere messa alla prova, le case history che voi trovate non sono tante, non sono migliaia. Primo, perché la presentazione di tante case history inficerebbe il ruolo della case history stessa. Ecco perché questo non può essere, diciamo, una metodologia che viene portata avanti tutto l'anno come se fosse il modo di fare di didattica all'interno della scuola. E poi perché se la case history è vera, allora è la punta di un iceberg di un lavoro. Ed è questa punta che noi mostriamo, non tutto il lavoro ovviamente. Chi svolge il lavoro deve essere consapevole, ma questo è un altro capitolo. È un capitolo interessante sul quale vorrebbe veramente probabilmente fare un webinar, che riguarda la capacità degli studenti, che però deve essere stimolata da parte degli insegnanti, di interrogarsi su quello che è stato appreso. Nel mondo anglosassone questo funziona molto, nel mondo italiano no, nel mondo italiano conta quello che tu hai preso, ma non tanto il modo con cui sei arrivato a. Questo riguarda il processo di apprendimento, certamente questo è un aspetto particolarmente interessante. Allora, il sondaggio, giusto, me l'avevo dimenticato, intanto chiudiamo il sondaggio, condividiamo i risultati, eccolo qua. Vediamo cosa dice. Dice: ho avuto occasione di utilizzare il case history in azienda. Bene, è interessante questo. A scuola, anche qualcuno a scuola. È utile per apprendere i contenuti. Naturalmente avete dato meno importanza a questo, è giusto e corretto questo. È utile per sviluppare competenze? Assolutamente sì, e naturalmente è parzialmente utile per imparare a comunicare, anche se lo scopo ovviamente non è rivolto, diciamo, l'obiettivo non è quello di una comunicazione tradizionale. Assolutamente sì. Allora, vado avanti a leggere, vi do un altro sondaggio, ce ne sono un po' davanti due, eccolo qua, vediamo quest'altro.
Esatto, intanto se volete potete anche compilare il widget che vi ho mandato attraverso il link. Quindi avvia il sondaggio, intanto continuo un po' a leggere le vostre domande, tanti chiedono le stesse cose. Nei primi anni della primaria mi sembra difficile proporlo. No, guarda che non è. Il livello di complessità naturalmente deve essere adeguato a, da un lato ai contenuti, alle discipline che dovete insegnare, dall'altra parte al livello di età e di scolarizzazione dei vostri studenti. Questo è evidente, no? Però è veramente uno sforzo da parte dell'insegnante quello di cercare di capire in che modo si può stimolare i ragazzini, anche più piccoli, con esperienza di questo genere. Io non so darvi delle indicazioni, in questo caso non ho degli esempi, li ho a partire dalla scuola media, ma di scuola primaria con bambini molto piccoli, no, però la mia esperienza nella scuola elementare, vengo dall'insegnamento della scuola elementare tanti anni. Ho fatto, pur non avendo applicato una metodologia di case history, però io sono sicuro che si può trovare una strada in tal senso. Perché ragioniamo, cioè torniamo sempre all'origine di che cos'è la case history, quindi che fonda il learning plan, può essere tradotto in modo più semplice in come posso aiutare i miei studenti a ottenere questo risultato. Ecco, questa è la questione. Quindi, fatelo attraverso, prima di tutto, un rapporto diretto con la realtà. Qui sì, usate le metodologie dei compiti autentici, ma senza finire poi nel compito autentico. E impiegate questo rapporto diretto, l'osservazione dei vostri studenti, così per aiutarvi a costruire questo tipo di racconto, a loro livello, ovviamente. È una sfida. Io ve la propongo e sono sicuro che riuscirete in questa sfida. Perlomeno vedo gli insegnanti di scuola primaria che sono qui e che pongono questo tipo di domande. Come utilizzare questo strumento con gli studenti neoarrivati in Italia? Chiede Rossana. Mi sembra molto difficile. Beh, non sono io a doverti dare la risposta in questo caso, ma questa è una buona questione che invito veramente a risolvere. Io penso che sia un grande strumento questo. Per esempio, con gli studenti stranieri molto spesso si aiuta a creare delle storie che presentino le loro origini, il loro ambiente culturale e così via. Quindi non sono lontani da sistemi narrativi, a volte sono anche più portati a sistemi narrativi che non i nostri stessi studenti, per cui quella potrebbe essere invece una competenza che magari loro potrebbero avere anche in misura maggiore rispetto ai nostri studenti e sulla quale noi potremmo far leva per aiutarli a poi, certo, se ci sono problemi di comprensione linguistica, questo è chiaro che bisogna trovare modo chiaramente di risolverlo, ma questo non riguarda né un learning plan né nessun altro tipo di metodologia, riguarda proprio la possibilità e l'opportunità di poter chiacchierare, però io la prenderei proprio come una sfida per cercare proprio di capire in che modo noi potremmo lavorare in questo campo. Intanto chiudiamo con loro, intanto chiudiamo il sondaggio, vediamo i risultati, vale? Condivido i risultati, ecco qua. Dice, segna le affermazioni che si avvicinano più al tuo stile nella preparazione di un learning plan. Per esempio, mi concentrerò su come non fare lezione. Questo è importante, pochi hanno fatto questa scelta perché suppongo siete tutti, la maggior parte, credo, qua tutti forse, quelli che sono qui sono insegnanti innovativi, no? Se no, non siete qua, credo. Quindi studierò come porre questioni chiave senza dare risposte. Questo assolutamente è molto difficile perché, ma guarda, anche per me, non è che viene naturale. Proprio, come dire, dare aiuto.
anche aiutarvi a trovare le risposte. Lascerò libertà di uso strumenti tecnici, questo è molto giusto, certo, a comunicare a tutta la classe e la comunità, sì, vabbè, è importante, ma non è la questione fondamentale, però sostenere la loro capacità di analisi in modo non invasivo, anche questo, diciamo, fa un po' il paio con quello che dicevamo prima, ed è molto importante. C'è Marilena che dice che i suoi studenti hanno rappresentato contenuti filosofici tramite disegni, dato che insegna in un liceo artistico. Sì, questo è proprio il tipo di... questo, ecco, non sarà un learning plan, chiaramente, o chi lo sa, potrebbe essere la base per, no? Se stiamo all'interno di questo webinar, non lo so, questo è da vedere. Però questo è il tipo di percorso di ricerca che dobbiamo affrontare, dobbiamo uscire realmente dalla nostra disciplina, pur rimanendo ovviamente il punto di riferimento della disciplina che insegniamo, ci mancherebbe, ma aprirci a metodi, a rappresentazioni, a soluzioni diverse che magari non sono afferenti alla struttura scientifica della nostra disciplina, magari le abbiamo prese da altri, e che però possono essere utili e comunque saranno sicuramente di interesse per i nostri studenti, perché oggi, e io adesso poi chiudo veramente, però con questa riflessione oggi veramente conta non solo che i ragazzi, quando poi troveranno i loro lavori, sappiano risolvere dei problemi nel mondo del lavoro, certamente si cercheranno di più delle persone che sono in grado di applicare la loro intelligenza, la loro creatività per risolvere dei problemi, rispetto a parità di condizioni, diploma, voto di laurea, tutto quello che volete, è chiaro che la scelta andrà in quella direzione. Ma in realtà la complessità delle cose che io oggi vedo, dei processi di comunicazione, di lavoro, di organizzazione stessa del lavoro, di produttività, eccetera, eccetera, mi danno l'idea che in realtà quello che le competenze veramente vincenti non sono quelle di chi risolve un problema, ma di chi il problema lo sa anche anticipare, di chi ha una visione, di chi riesce a guardare al di là di quello che nella contingenza sta avvenendo. E quindi è chiaro che se io insegno filosofia nello stesso identico modo con cui portare le teorie, che va benissimo, che devo sapere, che mi aiuta a ragionare, eccetera, eccetera, o invece lo faccio cercando dei collegamenti, ma non dei collegamenti di contenuti, cercando proprio delle modalità diverse, perché le prendo da il collega di storia dell'arte, quello di matematica, e quindi il mio modo di approcciare la filosofia con i miei studenti è diventato una cosa completamente diversa, che si arricchisce ogni volta, che pone ai miei studenti delle questioni, non delle questioni problematiche da risolvere, ma proprio un mondo nuovo, ecco che io li metto nella condizione di poter avere questa visione che è necessaria per prevenire appunto i problemi e non trovare una soluzione dopo che si sono creati, e che è, secondo me, una delle competenze che verrà sempre più richiesta. Sì, certo, ci sono delle similitudini, sì, ho detto questo, ci sono delle grandi similitudini rispetto ai compiti, in realtà ai compiti autentici, a un sistema che tiene conto delle competenze, certo, problem solving, rientrano tutti all'interno di, però l'asse la chesistory, ricordatevi l'asse la chesistory. Non prendete la cosa come una cosa a sé stante, in questo caso, senza cercare di rimetterla dentro un pacchetto che non esiste. Consideriamo questo: che esiste un buono strumento di approccio nel mondo produttivo. In che modo può essere utilizzata in un contesto scolastico? Può essere utilizzata in un contesto scolastico attraverso, per esempio, una metodologia di learning plan di questo genere. Va bene, direi che sono ancora ingessata. Ancora ingessata. Spero che tu non sia caduta e non ti sia fatta male, non credo che tu sia ingessata, qua nessuno è ingessato.
E solo che arriviamo all'interno di un sistema scolastico che sta diventando interessante, sicuramente molto diverso rispetto a qualche anno fa, però è chiaro che vive molto ancora all'interno di una struttura burocratica, un po' sclerotica, quindi dobbiamo farci un po' i conti. Ok, va bene, allora è venuto il momento di lasciarci davvero. Grazie a tutti e benvenuti in questa terza stagione di webinar. Arrivederci, per chi di voi lo desidera, al prossimo appuntamento.